Amici di Marci Games, bentornati nella carriera pilota su Formula 1 24 con Charles Leclerc. Siamo ancora primi in classifica, ma ci sono tanti ma. Oggi avremo il Gran Premio di Imola, uno dei miei Gran Premi preferiti, peraltro è una delle mie piste preferite, molto belle, ma c'è un ma. Il prima cosa, ragazzi, lasciate un mi piace e continuate a scrivere nei commenti le cose che io le leggo tutte, cerco di rispondere anche a tutti. Quindi, se in questo video vuoi farmi una domanda, sappi che ti risponderò sotto nei commenti. Importante, c'è stato un aggiornamento il 7 di giugno, venerdì, che ha stravolto un pochettino l'handling, che ha cambiato un po' la trazione, insomma sono cambiate un po' di cose, e per uno come me che non è molto bravo, che si era abituato comunque al sistema di guida dell'altro Formula 1, perché per me sono due giochi veramente diversi, sarà bello complicato, ma a noi non ci scalfisce niente e andiamo subito a farci le nostre care prove libere, che ovviamente come ben sapete le faccio da solo per farmi varie cose. Grazie bro, vediamo un pochettino se abbiamo qualche miglioria che possiamo fare. Resistenza, dai, non è male come cosa. Facciamo resistenza. Non so se avete notato, ma siamo la 2, 4, 5, la sesta scuderia in gara. Raga, non capisco se sto sbagliando qualcosa o meno. Fatemelo sapere nei commenti, perché a me pare un po' strano che non riusciamo ad avere le stesse identiche, diciamo, migliorie delle altre gare. Anche perché, come ben vedete, Red Bull è tipo sotto di noi. Non ho ben capito se è la miglioria che conta. Cioè, sarebbe da capire un attimino. Ah no, che okay, siamo terzi, scusate, ho detto una cagata. Lasciate perdere. Andiamo subito con la qualifica. Qualifiche fatte, raga, ho fatto un bel tempo, 1:16:01, e abbiamo Norris alle calcagne, però purtroppo il secondo giro l'ho fatto troppo male, raga, ho sbagliato veramente il giro, quindi purtroppo non sono riuscito a migliorarmi, nonostante primo settore avevo fatto 24:0, quindi potevo andare ancora sotto. Vediamo come ci siamo classificati, ma penso primi, secondi, va bene, andiamo in gara. Siamo in gara, raga. Vamos. Partenza. Ok, sono partito bene, raga. Sono partito bene, ma Norris leggermente meglio di me. Accodiamoci. Cerchiamo di non fare patatracca alla prima curva, per favore. Lui sta largo. Io cerco di capire... No. Verstappen. Matto Verstappen, raga. Ha fatto un qualcosa che non avrei mai fatto io, Però lasciamo a Cesare quel che è di Cesare. Qua loro mi sa che frenano, vero? Se loro frenano, io la faccio tutta in pieno qua, raga. Infatti sono andato leggermente lungo. Cerchiamo di non perdere il contatto con loro, perché il prossimo giro ricordiamoci di avere il DRS, per favore. Quindi stiamo ben attenti a questa situazione. Io non voglio neanche utilizzare tutto l'ERS possibile. Qua ok, va bene. Ok, Verstappen e Norris sono davanti, raga. Sono io che questa volta dovrò fare il felino e cercare di starli incollato per non farli scappare, anche perché Norris sta prendendo posizione in classifica e questa cosa non va per niente bene. Ma bisogna stare attenti, raga, perché loro frenano veramente meno tardi rispetto a me. Chi che abbiamo dietro, ragazzi? Abbiamo dietro Alonso. Attenzione, dobbiamo stare veramente attenti. Si sta infilando in una posizione impossibile. Dove si è infilato Alonso? Un matto. È un matto, da lì non si passa. Vai di ERS adesso. Abbiamo modalità sorpasso, raga. Problematica, raga. Problematica veramente a dir poco la situazione. Cerchiamo di fare la curva come la sappiamo fare, che li riprendiamo subito. Vai che in uscita sono più veloce. Vai che sono uscito meglio, Norris. E sono senza ERS però, ragazzi. Loro però qua frenano, quindi devo frenare anch'io un attimino. Preferito frenare, raga, per non fare il patatrack. Meglio così. Preferito frenare anche qua, raga. Freniamo leggermente prima. Voglio cercare, ragazzi, di portare la macchina a casa. Non voglio fare disastri. Dobbiamo stare veramente attenti. Recuperano un po' di ERS perché non ne abbiamo. E questa cosa è un pochettino un problema. Larghissima qua. Qua siamo andati veramente larghissimi. Qua taglio pesantissimo. Però forse abbiamo perso anche tempo, quindi per quello non ce l'ha contato. Loro qui frenano tantissimo, raga. Avete visto? E adesso c'è il problema che anche qua loro hanno delle frenate completamente diverse e differenti dalle mie. E quindi io devo andare per forza, raga, se no li vado addosso, raga. Devo usare un po' di ERS perché abbiamo Sainz alle calcagne. Sainz, raga, secondo me fa l'Alonso che passa in un posto in cui non esiste. Ok, qua possiamo frenare. Va bene, andiamo. Andiamo che sono ancora qua, raga. Sono ancora qua, non sono scappati ancora. Abbiamo il DRS. Abbiamo poco ERS, vediamo se... raga, c'è Sainz dietro. Devo utilizzare l'ERS che ho. Ho capito, ma anch'io sono veloce, raga, Anche io sono veloce, quindi cerchiamo di fare le cose come le sappiamo fare, che qua siamo veramente molto veloci. Forse devo andare in recupero, raga. Devo andare veramente in recupero un attimino e recuperare un po' di energia, perché la situazione è drammatica. Carlos, dove stai andando? Qui ho rischiato, raga, Qui ho veramente rischiato tanto. Però loro scappano se non ho l'ERS, raga, quindi devo
cercare di rimetterlo almeno in medio adesso. Lasciamolo in medio. Teniamo i 30. E qua dobbiamo stare attenti, raga, perché lui non so dove voglia passare qua. Ok, Carlos ha preso un po' di distacco. Va bene. Va bene, siamo sempre in nessuno. Rimettiamo medio qua e facciamo una bella curva. Va, come siamo usciti bene qua. Guarda come siamo usciti bene. Sono un secondo e 4 da Verstappen. È ancora tutto aperto, raga. Tranquilli che qua possiamo ancora recuperare. Qua abbiamo fatto veramente una cosa un po' folle. Siamo usciti veramente male. Ma va bene, abbiamo 50 di Hertz. Me la collo un po' di più rispetto a prima. Io devo capire bene questa gestione dell'Hertz, che ancora io fatico a trovare rispetto comunque ai miei competitor, perché come vedete loro escono veramente molto meglio di me. E non ho DRS stavolta. Non ho DRS. Utilizzo leggermente proprio dell'ERS, me ne tengo 20 buono. E raga, panico qua, qua veramente panico. Andiamo in nessuno e recuperiamo leggermente. E qua, ragazzi, sono le curve che recupero di più. Quindi recuperando mi posso permettere di andare anche un pochettino in ricarica. Va bene, va bene, va bene. Vai in medio. Anche perché in uscita non ne abbiamo più poi. Devo stare attento, stiamo girando comunque non male, raga, eh. Secondo me il fatto di fermarci ai box leggermente prima ci permetterà di spingere. E potremmo anche essere potenzialmente davanti agli altri. Però no, non vi garantisco questa cosa, vediamo un po'. Ma cerchiamo di farla bene stavolta. L'abbiamo fatta veramente molto bene. Abbiamo preso qualche metro dal nostro compagno di casa, Carlos. Ho frenato malissimo. Sono uscito bene, sono uscito bene. È mio, è mio. Verstappen ha sbagliato. Verstappen ha sbagliato, raga. E ora abbiamo solo Norris davanti. Va bene, cerchiamo di farcela per bene. Era tutto quello di cui avevamo bisogno in questo momento. 37 di Hertz, lui è davanti. Avrei preferito avere un pochettino, vi dico la verità, di DRS. Adesso lo lasciamo passare da quella posizione lì, perché purtroppo, raga, non è che ci sia molto spazio. Ok. Scusami, Versti, però non so dove farti andare. Versti è dietro, raga, eh? Versti è rimasto dietro. Fra quanti giri dobbiamo fermarci? Uno, vero? Raga, loro sono dei mostri. Cioè, sono dei mostri sotto questo punto di vista qua. Io non riesco a competere con loro qua. Qui non riesco proprio a competere. Qui la stavo perdendo. Norris a 1.7. Ma secondo me come devo gestire meglio l'ERS, raga? Qui ho tagliato troppo, non si poteva fare. Come posso gestire meglio l'ERS? Io penso di non... Di avere questo tallone d'Achille sull'ERS, che l'avete notato anche voi, che loro sul dritto veramente mi mangiano. Ma mi mangiano, raga, mi mangiano tantissimo. Adesso io ne uso un pochettino qua per non farmi passare. Per fortuna che è stato bravo e non ha spinto troppo. 1 secondo e 8. Ma sarà mai che anche Norris sbaglia qua? Non ha sbagliato qui, ma io sono andato molto bene. L'ho quasi persa però, eh. Ma Verstappen? Ma Verstappen, ragazzi, secondo voi dov'è? È quinto, ma che è successo? Secondo, sinceramente, me l'accollo. Però è un po' di gare che non vinciamo. Quindi questa cosa qui, sinceramente, non è che mi vada molto a genio. A 2 secondi e 1, non è distantissimo. Ma noi siamo letteralmente senza Hertz, ragazzi. Questo è un problema. Guardate, non arrivo neanche ad avere 300 km di velocità. Mi supera in velocità il mio compagno di squadra, eh. Mamma che fatica, raga, qui l'avevo persa, eh. Andiamo sempre in ricarica, dobbiamo andare in ricarica, raga. Dobbiamo andare in ricarica, devo usare un po' meglio l'ERS. Devo imparare un po' a usare meglio l'ERS, perché veramente perdo troppo sugli altri. Perdo veramente troppo sugli altri. E questa cosa non mi va bene, è un problema enorme. L'ho persa, qua mi supera. Qua mi può superare Carlos. Devo lasciarli in strada, però lui è all'esterno. Come facciamo qua? Ok, l'abbiamo tenuta abbastanza bene. Sono rimasto sul tricolore. Folle, folle, dove vuole andare? Meno male che ha frenato. Qui l'ho fatta veramente bene. Fregatene di Norris adesso. Fregatene di Norris. Ora l'importante è non farsi superare da Carlos, raga, perché sennò siamo finiti. E anche le mie gomme sono finite. Vai, vai un po' di Hertz, raga. 47. Mi devo fermare. Mi fermo adesso. Mi fermo adesso. Non so se mi fermo adesso. Un altro giro forse devo reggerlo, raga. Che driftata, raga. Sto veramente driftando. Io ho le gomme morte. C'ho le gomme morte, secondo me. Vediamo. Sì, ho le gomme morte. Mi ha superato Alonso e c'è anche Verstappen, raga. C'è anche Verstappen, questo è un problema. Non so se voglio tirare una staccata ponderosa, raga. Vediamo che comunque così va bene. Stiamo attenti, stiamo larghi. Diamogli spazio comunque a Verstappen, raga. Abbiamo perso una posizione su Sainz e Alonso, ma vi devo dire, raga, per adesso accogliamocelo, raga. Abbiamo le gomme finite. Cerchiamo di fare quello che possiamo, raga. Chiaramente, raga, la difficoltà di gioco è aumentata. Ci sta che non le vinciamo tutte. Me ne sono accorto, Broskis. Adesso che me l'hai detto, porca miseria. Mamma, quanto vado largo, quanto vado largo. Ma loro questi non si possono buttare fuori in qualche modo. Una safety car pazza. Qui l'ho fatta bene, sono uscito molto bene. 60 di Hertz. Vai che ci riagganciamo un pochettino, raga. Tranquillo. Quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box?
Va bene, raga. Purtroppo mi sa che Norris veramente tanto avanti rispetto. No, in realtà è lì, dai, non è troppo distantissimo. Ok, cerchiamo di andare piano sul gas anche qua. Piano sul gas. Sainz continua, va bene, meglio così. Andiamo in ricarica, chiaramente. Dimmi che non mi passano macchine davanti, per favore. Per favore, esci. Ok, siamo usciti. Mamma mia, è impeding qua. Ho paura che siamo... C'è Norris davanti a me, eh? Ma sul serio? Ma che sul serio? Nel chilling, tranquillo. Siamo a 3 secondi comunque da lui. Guarda quanto grip che ho adesso, raga. Le gialle belle importanti, eh. Alonso dietro. Alonso è un folle, raga. Raga, ho dimenticato di fare una cosa importante. L'unità di combustione non l'ho cambiata. Cioè, non ho controllato i pezzi interni della macchina, raga. Gran problema questo. Grande problema. Bisogna vedere se reggono. Bisogna vedere. Carlos è appena rientrato ai box. Carlos ai box. Che disastro, ragazzi. Queste cose mi dimentico di controllarle. Dovete lasciarmi i commenti su ste robe, raga. Perché sennò è un macello. Alonso, dove vuoi passare? No, fammi capire un attimino. Ho rischiato, raga. Sono più forti di me. Questo è andato di fatto, raga. No, Sainz è per uscito. Questo settore è il mio, raga, eh. Questo me lo faccio veramente nel chilling totale. E non ho neanche problemi. Però mi sa che Sainz ho paura che sia imprendibile, raga. Ho paura che Sainz sia imprendibile, raga, per me. Grande problema, raga. Grande problema. Ho fatto un gran giro, raga. 1:17:08. Fucsia. Grande fucsia da parte di Marci. Però sono senza batteria. Sono letteralmente senza batteria. Non bene, ragazzi. Non bene. Abbiamo il solito gatto dietro di noi. In agguato. Al mio primo errore lui mi purgherà sicuramente. Però sto guidando veramente, veramente bene, raga. Sto guidando veramente bene. E Carlos non sta scappando. Carlos non sta scappando. Questo è importante, ragazzi, da ricordare. Io spero che lui non mi passi dall'interno, raga. Bene così, bene così. L'importante è che non mi supero dall'interno. Però non riesco ad andare in recupero, raga. Non riesco ad andare in recupero, non riesco ad andare. Sainz è sempre... Oh, raga, dobbiamo cercare di arrivare sotto il secondo da Sainz, per forza. Ci siamo? Siamo sotto il secondo, ma non abbiamo preso il detection point. Non ci credo. Non ci credo. Abbiamo fatto di nuovo. Cioè, ragazzi, abbiamo fatto di nuovo giro veloce senza ERS. Zio Pera. Devo andare un po' in recupero, raga, per forza. Sempre un secondo e uno, Carlos, raga. Sempre un secondo e uno. Qua un po' largo sono andato, ma l'ho fatta bene. Anche in uscita l'ho fatta bene. Torniamo in medio. Non riesco a prendere il detection point, raga. Non ci riesco, purtroppo. Incredibile. Sempre un secondo e due. Riesce veramente a fare delle uscite clamorose qui, che io non riesco. Nonostante, ragazzi, adesso siamo veramente a dei tempi clamorosi, eh. Siamo a 0,9, ma non ho ancora il DRS. Di nuovo 17,9, ragazzi. Ha fatto 17,5 il caro Piastri. Va bene. Andiamo in recupero. Carlos! Sto arrivando, Carlos! Però c'è anche Versi, sta arrivando. Devo tenere per forza un po' di energia, raga.
Ok, va bene, qua va bene, ritorniamo in medio e tira giù un po' di ERS. Mettiamo nessuno qua, ragazzi, così riesco a guadagnare un botto a questa curva qua. Carlos, com'è? Tutto bene, Carlossino? Stavolta siamo vicini, raga. Stavolta siamo davvero, davvero vicini, raga. Devo vedere se riesco a fare l'uscita meglio di lui. L'ho fatta bene, No, l'ho persa alla fine. Devo cercare di prendere il DRS, raga. Devo prendere il DRS su Sainz. Per forza. Ci siamo, ragazzi, siamo incollati. Torniamo in nessuno un attimino. Lasciami l'esterno, Carlos. Lasciami l'esterno, Carlos. Non lasciarmi l'interno. Ci tocchiamo qua, Carlos. Carlos, ci tocchiamo, Carlos. Non mi chiudere. Matto. Qua mi preoccupa, raga. Qua mi preoccupa veramente tanto. Niente, raga. Niente staccatona qua, perché sennò, ragazzi, sarà un disastro. Abbiamo ancora più ERS. Teniamo in medio. Recuperiamo un attimo e ce lo riragioniamo sto sorpasso. Raga, siamo sempre attaccati, ma veramente difficile. Veramente, veramente difficile. Lui veramente frena tantissimo qua. Sono uscito molto meglio. In realtà no, non sono uscito meglio. Devo cercare di tenere, ragazzi, per forza il secondo. Abbiamo DRS, raga. Abbiamo DRS. Abbiamo DRS, sì. Ma abbiamo anche Verstappen dietro. Devo tirare la staccata della vita, raga. Non so se sono pronto per far sta cosa. È andato lungo, raga. Io ho tagliato per non beccarlo. È andato lungo Sainz. Non ci credo. Non ci credo, raga. Non ci... Io ho detto vado fuori a po'. Sto andando fuori a... Scusate, raga, lo so che non bisogna fare i sorpassi così, ma non bene che Verstappen ci abbia già preso la posizione. Dicevo, sono andato fuori volutamente per non buttare fuori il compagno di squadra, perché mi dite sempre, Marci, guarda che fai delle traiettorie che non va bene, che li vai addosso, dagli spazio, eccetera, eccetera, provato dagli spazio, va andando anche sul cordolo. Lui ha frenato tardissimo, non ci credo, raga, però averlo fuori dalla sessione non mi piace nemmeno, porca... Mi piacerebbe fare il flashback per ridargli... Boh... Che sbatta, raga, mi dispiace un botto. Sono un po' triste. Dove vuole passare? Ormai Norris imprendibile, ma abbiamo due giri veramente di fuoco, secondo me, ragazzi. Abbiamo due giri veramente, veramente, veramente di fuoco. 1-21-0, non bene. Abbiamo Alonso, ragazzi, che è veramente un pirata. Un pirata, raga. Qua bisogna tirare la staccata per forza. Invece mi ha superato. Invece no, l'abbiamo tenuta. Qua l'abbiamo tenuta alla grande, raga. Devo tenere l'ERS, nessuno. Devo andare in recupero per l'ultimo giro, raga. Il recupero per l'ultimo giro per forza. Ormai la prima posizione lasciatela perdere. Ormai è tutta difesa qua dietro, per forza. Vediamo se qua sono costretto a usare un po' l'ERS. Vorrei cercare di non utilizzarlo, o almeno il meno possibile. Raga, devo per forza utilizzarlo. Qui come facciamo? Loro frenano, ok. Freniamo anche noi, ovviamente. Perfetto, ragazzi. Sono stato corretto. Sto cercando di essere il più corretto possibile, perché io leggo i commenti e mi avete detto che faccio delle staccate che non vanno bene. Quindi sto cercando piano piano di migliorare. Ed è importante comunque essere consapevoli di farlo. Ok, qua facciamo così. Bella, bella uscita qua, raga, bella uscita. Mi sto ricaricando ancora. Chiudiamo l'interno, raga, chiudiamo l'interno. E finiamo a non usare l'ERS, vai. Qua l'abbiamo fatta veramente bene, curva. Vediamo di andare bene anche in uscita. Piano piano sul gas. E ci siamo, ragazzi. Andiamo in medio e vai tutto l'ERS possibile e immaginabile. Non dovrebbe superarmi. Non dovrebbe, raga, meno male. Qua ho fatto una gestione clamorosa dell'ERS, Bene, bene, bene così. Torniamo in nessuno, dobbiamo recuperare adesso. Raga, sto veramente squamando. Sto veramente, veramente, veramente squamando, raga. È veramente complicata questa seconda posizione. Più che altro mi dispiace troppo per Sainz, perché so che è colpa mia alla fine se è andato fuori. Quindi mi dà molto fastidio come cosa. Siamo sempre in nessuno, raga, Dobbiamo caricare più ERS possibile. Non so dove possono passare. Abbiamo fatta un po' così. Che gara, ragazzi, bella, sono il Verstappen. Comunque sono diventato il Verstappen degli inizi, raga. Quando era ancora 17enne, che era un pazzo, che voleva buttare fuori tutti. Bisogna stare veramente attenti, raga, L'ERS ce l'abbiamo, utilizziamo, torniamo, andiamo in hot lap, in sorpasso qui, com'è che è? Gomme finite, raga, gomme finite. Mi superano? No, ce l'abbiamo fatta, raga.
Seconda posizione. Che fatica, raga, sono sudatissimo. Veramente difficile questo aggiornamento, ma questa seconda posizione ce la cogliamo. Giro veloce l'abbiamo fatto. Hamilton ha fatto il pilota del giorno. Mi sa che noi non abbiamo fatto il giro record. Mi sa che l'ha fatto Norris, vediamo. Norris, raga, ci sta prendendo posizione in classifica. No, mi avevate chiesto il podio. Porca paletta, raga, scusatemi. Raga, non ce la farò mai. 17.5, 17.6. E non è stato più veloce Norris, raga. Vediamo un attimino la classifica generale. Come siamo messi? Abbiamo le... Sainz ha perso un... No, non mi piace sta roba, raga. Questa cosa non bene. Com'è arrivato, scusate, Sainz? È andato proprio fuori? Del tutto, si è girato, raga. Ha fatto frenata troppo lunga, è colpa mia. Sarebbe da rivedere un attimino gli LS, non me li fa vedere, vero? Ah, ragazzi, eccolo! Ce l'abbiamo, raga, guardate. Riusciamo a vedere dal POV di Leclerc? Guardate. Era già andato lungo, quindi non è neanche colpa nostra, raga. Cioè, noi abbiamo tagliato qua, chiaramente, perché sennò andavamo addosso. Però è andato proprio lungo da solo. È andato lungo da solo. Bene, raga, meglio così sotto un certo punto di vista. Perché, ora, se devo dire la mia, come faccio a muovermi nello spazio? Così, no, nulla. Facciamo, così. Ah, ok, aspetta. Ok, voglio vederlo da qua. Raga, sì, un pochettino abbiamo tagliato. Un pochettino abbiamo tagliato, chiaro. Però, dai, non mi sento di darmi completamente la colpa. Per fortuna, vi dico la verità. Perché comunque potevamo fare veramente un macello. Facciamoci lo screen. Noi ci vediamo in un prossimo video di Formula 1. Sempre sul canale, fra qualche giorno. Ciao.